Tenta di violentare e uccidere con il gas una sua connazionale. E quanto accaduto a Capaccio Pessum, dove un 39enne marocchino è stato arrestato dai militari della stazione di Capaccio Scalo. L'uomo, che viveva in un immobile alla Licinella, circa una settimana fa ha tentato un approccio sessuale con la connazionale, una badante di 50 anni, impegnata ad assistere il proprietario dell'abitazione. La donna ha rifiutato, rifugiandosi nella stanza da letto, provocando una reazione violenta da parte dell'uomo, che ha recuperato una bombola aprendo il gas sotto la porta. La sventurata ha avvertito il pericolo e fuggita da una finestra, allertando i carabinieri. Dopo un primo intervento, il 39enne, non contento, ha tentato in tutti i modi di farla uscire dall'abitazione. In un caso ha lasciato i fornelli del gas accesi, allontanandosi e mettendo seriamente in pericolo l'incolumità della donna e dell'anziano. È scattata nuovamente la segnalazione ai carabinieri, che hanno arrestato il cittadino marocchino, trasferendolo in carcere a Forni con l'accusa di tentata violenza sessuale e tentato omicidio.